Da 18 anni al timone del Lecce, Franco Iurlano può considerarsi a ragion veduta un presidente di lungo corso. Ma questa anzianità di servizio non l'ha mai stancata? Altro che, è una stanchezza continua, però purtroppo per sopravvivere dobbiamo reagire, non possiamo fare diversamente. C'è qualche momento in cui ha pensato di lasciar perdere? Sì, specie negli ultimi anni, sempre, solo che non trovo il sostituto, nel senso che non trovo l'acquirente, quindi è una condanna che si protrae di anno per anno, quindi andiamo avanti alla ricerca di qualcuno con le cosiddette lobby delle palline, delle holding, qualcosa così come di moda nel nord Italia. Hai mai commesso due volte lo stesso errore? Beh, nel calcio si arriva a commetterne anche tre, anche quattro. Presidente, dicono che lei picchi spesso i pugni sul tavolo. Ma c'è un momento di nervoso, in effetti, forse il momento di nervosismo ci aiuta un po' a sopravvivere. Si intromette mai nelle scelte tecniche della domenica? No, mai, perché abbiamo un massimo rispetto per il lavoro dell'allenatore, del tecnico, nel modo più assoluto. Che cosa le piace di più del Lecce di oggi? La grinta, un carattere indomabile, non si arrende mai, è un po' il carattere del sottoscritto. A me fa piacere questo tipo di reazioni. Chi le piace di più di questo Lecce? Ma mi piacciono tanto i giovani, devo dire la verità. Poi c'è un ragazzino, quello che Domenica D'Onofrio, che io lo chiamo, mi rassomiglia molto a Barros, quell'attaccante che aveva la Juve, perché è piccolino così. Nel suo ruolo di presidente c'è ancora qualcosa che la meraviglia, che riesce a stupirla? Sì, mi meraviglia oggi il modo come il calcio italiano porta avanti il discorso. Allora lei si sorprende di riuscire a sopravvivere? Se già la sopravvivenza per noi è già un miracolo. Presidente, noi le auguriamo, chiudendo questo incontro, di poter sempre brindare a delle cose felici e le facciamo un piccolo omaggio. Ma io la ringrazio, questa è una cosa meravigliosa.